Gennaro, che dice: oh madre mia, dal momento che il padrone ha fornito un erede, è ancora qui, fa in modo che la sedia della nascita di Dio venga messa assieme. Cosa capite in questa frase? Questa è la stessa, questa è la traduzione fatta da un altro studioso, Ludwig Jacobsen, che non lo conoscesse, uno dei più rinomati, della stessa identica frase di cui abbiamo visto la traduzione prima. E allora, questo testo, che è quello sumero, è un testo che serviva a presentare la figura di questo Enkidu, che era uno delle tanti divinità di cui ci parlano questi sumeri. Ce n'era un altro, no? Perché a seconda della regione c'erano diverse mitologie che si venivano un po' modificati per esaltare più questo o quell'io. E allora c'è un testo che è stato a lungo frainteso, conosciuto come il mito della zappa, dove viene attribuita, secondo i nostri studiosi, la creazione dell'uomo invece al fratello di Enki, che sarebbe di Enki. E invece questo testo sostanzialmente, andando a vederlo nel testo originale, dice delle cose un po' diverse. Intanto ci aiuta a stabilire delle zone geografiche, perché sappiamo che si svolge nell'Apsu, come quello che si svolge nel mito di Enkidu, e l'Apsu sappiamo essere, tramite una serie di identificazioni, il centro sudafricano, nella parte più a est. E insomma, in questo testo praticamente si dice che Enkidu a un certo punto fa nell'Apsu con il suo piccone, con la sua zappa, in questo luogo che viene chiamato, la traduzione del testo è il luogo da cui viene la carne. Ok? E cosa fa? A un certo punto rompe la terra con questa sua zappa, e in questo punto gli studiosi ci dicono che sia la creazione dell'uomo. In realtà non è così. Questo dice che la terra si aprì davanti a Dio Enlil e lui salutò il popolo dalla testa nera, cioè l'uomo. Quindi esisteva già che era sotto, cioè la terra si aprì e venne fuori l'uomo. Ma forse proprio perché stava lavorando sotto terra. Esatto. Quindi allora, è una, il mito ci dà la definizione intanto del luogo, no? Cioè, quindi si parla dell'Apsu e quindi c'è che ci chiama, chiarisce che l'Apsu è un luogo a sud, e non solo, ma dove praticamente esistono delle, anche delle, un luogo sotterraneo, diciamo, dove si scava, dove in qualche modo si compie un lavoro, che è il lavoro che scava, per scavare evidentemente qualche metallo o qualche cosa. Questo ci viene consolidato anche dal fatto che quelle sudafricane sono le miniere più antiche, si parla di 80.000 anni, e quando si parla di 80.000 anni è assolutamente assurdo, no? Che ci sia qualcuno che scava l'oro, e che, anzi l'uomo che scava l'oro 80.000 anni fa, cioè l'uomo aveva qualche altra cosa da fare, insomma, più che scavare l'oro, quindi evidentemente lo faceva in funzione di qualcun altro che glielo aveva chiesto. Ma poi anche il fatto appunto che in questo luogo viene dentro nel mito e in quello che noi sappiamo come scienza, viene appunto, esce fuori l'uomo, esce fuori questo, tra l'altro, questi uomini della testa nera, come li chiami? Gli uomini della testa nera. Il popolo della testa nera. Che definizione ci viene in mente quando si parla del popolo della testa nera? Evidentemente
proprio il capello riccio nero, nero, tipico magari delle popolazioni africane, esatto, e alcune delle popolazioni africane. Ma ti dico di più, allora c'è un altro aspetto qua che secondo me è una traccia della, del fatto che loro sapessero, chi ha scritto i testi sapesse che c'è stata una, uno spostamento, una migrazione condotta, cioè è stata proprio diretta, perché a un certo punto nel testo, ricordiamoci che stiamo parlando, la cosa viene nell'Apsu, ok, quindi centro-est, ma le idee e le idee che hanno Federico, quindi Mesopotamia, si dice che a un certo punto andarono a Greghi, gli rifossero delle rubi e lo pregarono di donare anche a loro l'essere dalla testa nera. Eccolo qua, che viene fuori questa migrazione, sì, sì, questo spostamento. È portato a assumere in Mesopotamia per lavorare anche al posto loro, non solo al posto di quelli che nell'Azio lavoravano nelle rubi o comunque sottoterra. Okay. Cioè siamo in una fase in cui è stato creato l'uomo, ha sostituito almeno parzialmente le divinità dei lavori nell'Apsu, ma non si è ancora diffuso. A un certo punto cosa succede? C'è il che lo scopre, questo si cita l'altro, non la racconto bene, rompe le cave dove loro stanno lavorando, scopre quest'uomo, arrivano subito i suoi compari e dicono: ma questo lo vogliamo anche noi, portalo anche a noi. E questo secondo me è un testo che è abbastanza importante, e vi ripeto, vi do riferimento perché è giusto che sappiate di cosa si tratta. Song of the Ho da Context of Scripture, One Canonical Composition from the Biblical World di William Harlow, 1997. Una cosa che dicevamo prima, appunto, anche per identificare sempre questa zona, è il fatto che questo oro e questa, questo metallo veniva comunque portato da qualche parte, no? Sì. Doveva essere scavato lì, perché era lì che c'era, però poi doveva essere portato da un'altra parte. Questa cosa, tu hai fatto uno studio proprio sul percorso che queste navi che portavano questo metallo potevano aver fatto, perché viene proprio anche quello scritto, no? In specifico. Sì. E quindi che percorso doveva essere? Allora, questo percorso intanto veniva così tutto tramite nave, ora io non ho portato proprio quello che riferisci alla distanza dell'Apsu. Ci sono i testi dell'epoca, dove si parla di questi viaggi, viene data una distanza proprio dell'Apsu, distante 100 beri da una certa zona in Mesopotamia. 100 beri. Questa era una pratica che nei testi era usata parecchio, di descrivere la distanza dei luoghi in costruita bello, che in effetti è una doppia ora, ok, una doppia ora, quindi 100 bello di navigazione sono 100 doppie ore di navigazione, quindi 200 ore. E la distanza, il calcolo di questo tempo di navigazione con la velocità media di navigazione, velocità di crociera, chiamiamola così, del tipo di navi, di barche che si usavano in quel periodo, un po' dappertutto, sia in Mesopotamia che in Egitto, che tra l'altro è quella tra 3, 2, 3, 4, anche 5 nodi, se le barche non avevano carico, e da questa distanza, permette di ottenere una certa distanza, questa distanza coincide praticamente perfettamente con lo spostamento che da la Mesopotamia, costeggiando verso sud, sia per arrivare al primo porto utile in centro-est africano, sopra la zona di uno scarto di 80 centinaia di chilometri. Ci sono altri casi che sono quelli che io mi sono voluto, su quali mi sono voluto concentrare di più, perché sono tre molto importanti, tre termini molto importanti di cui si ci ha parlato parecchio, e sono identificazioni geografiche che sono sempre state messe in dubbio, specialmente insomma negli ultimi decenni, ma utilizzando delle truffe, cioè utilizzando veramente delle truffe da parte dell'Accademia, secondo me, delle
elevando a prova qualcosa che invece è una asserzione un po' ambigua, sempre ambigua. È il solito di Moon, che normalmente viene identificato adesso con il Bahrein, Meruha che viene identificato con la Valle del Lido, e Magan con Roman, quando invece si dice che per esempio di Moon era la penisola del Sinai, Meruha era l'Etiopia e Magan era l'Egitto. Allora, analizzando, vi lascio qualcosa perché non è un mio problema, ci sono gli studi italiani di questo autore Fidale che ha scritto esclusivamente sulla sua ricerca di questi luoghi, però le sue prove non sono convincenti. Ma a un certo punto finalmente c'è un passaggio che svela l'arcano, dice: ma in realtà ci furono forse due Meruha. Quindi questo termine che secondo gli studiosi, anche secondo lui, identificava la Valle del Lido e non una parte africana. Sembra che in epoca assira del primo millennio, dopo che la civiltà del Lido era già caduta, Meruha fosse usato questo termine anche per identificare una zona d'Africa. E cita uno studioso che ha fatto una serie di calcoli, io qui ho completato, ho fatto insomma le trasformazioni in miglio nautico, miglio terrestre, i calcoli con le velocità di navigazione, e praticamente viene fuori che a una data velocità di navigazione di 3.000 per ora abbiamo approssimativamente 720 miglia, perché i tempi di navigazione sono 120. Cioè doppie ore, quindi 240 ore. Otteniamo queste 720-730 miglia da Mari fino alla parte più a sud dell'Egitto, quindi stiamo parlando proprio di Africa. Ok, allora io ho fatto lo stesso calcolo utilizzando lo stesso tempo di navigazione, la stessa velocità, ho misurato le distanze con le famose e accettate identificazioni che sono Valle del Lido, Pakistan e Afghanistan, e mentre assumendo che Meruha fosse in Egitto, nel sud dell'Egitto c'è uno scarto di una decina di chilometri, una decina di miglia, scusate, se lo identifichiamo con l'Afghanistan c'è uno scarto di circa 300 miglia, quindi non può essere, e a Rappa c'è uno scarto addirittura di 600 miglia. Quindi parliamo della testa, dicono che non sono quelli i luoghi, okay? Quindi l'identificazione di questi luoghi legati alla storia, storie che i esopotamici ci lasciavano e legati alla nascita, creazione, modifica, chiamiamola come vogliamo, dell'uomo, sono tutti in Africa, ok? Bene,